Eccoci qua, ci troviamo al passo del Mortirolo. Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale. Come avete visto siamo al passo Mortirolo. Facciamo il passo Mortirolo e poi andiamo giù a Bormio. Andiamo a fare colazione a Bormio. Vediamo com'è questo passo di montagna. Oggi sono in sella con il mio automoto e sono in sella alla mia carotina KTM 690. Io sono Caprider, quello che parla, anche se non mi vedete, ma sono dentro al casco. Lì davanti abbiamo davanti un GS, ma non so chi sia. Tra l'altro l'ho scampata, cioè nel giro di, mettiamo, 500 metri l'ho scampata due volte, perché c'era un posto di blocco in prossimità tipo di una curva. Su un mega rettilineo hanno messo i birilli, il cartello con scritto carabinieri, e c'erano quattro pattuglie di carabinieri più municipale e polizia, cioè manco stessero cercando chissà chi, senza casa. Però io stavo andando da Gino e la moto non faceva rumore, e non faceva, e quindi mi hanno lasciato andare libero. Poi hanno visto che sono un bravo ragazzo e quindi mi hanno lasciato andare. C'è veramente freschino. Ieri sera è venuto su un temporale giù da noi a Piacenza. Qua dove ci sarà da andare? Mazzo, Grosio, passo Mortirolo, Valtellina, passo Stelvio. Sarà qua. Eh sì. Mi sa che ce lo fa anche questo GS. Mi sa che ce lo faccia. E stavo dicendo, no? Che è venuto su un buon temporale da noi, anche se non è piovuto, ma qua devo dire che qualcosina ha combinato, perché c'è frescolino. Adesso saliamo a quota 1.008,59, che è il passo Mortirolo, e poi scendiamo dall'altra parte. Spettacolo, il posto di montagna. Acqua non potabile. Grazie. Non ci eviterai mai, ma mai, 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 su in questi posti. Soprattutto poi d'inverno, cioè, non riuscirei. Però d'estate. Cosa va a gas? È un GS a gas. Che bello! 30 passeri, giro d'Italia. Che casettina. Adesso passo Mortirolo lo fanno anche i ciclisti, giusto? Nel giro d'Italia. 12° tornante, ma io non ho fatti i tornanti. Questo qua davanti col GS spero abbia su le maniglie, le manopole riscaldate, perché senza guanti io sto freddo con sui guanti. Ok che sono i guanti di pelle, ma serie di curve pericolose. Ma a noi ci piacciono le curve pericolose, ma
questi gli può fregare di meno, perché tanto tornante ci piacciono. Undicesimo, ah qua andiamo da ok, da dodicesimo all'uno andiamo. Vista inizia a farsi decisamente bella. Mucca! Mucca! Quanto è palù? Tornante con gomme bagnate è il top proprio. Non tiene una virgola, non so perché. Questi tornanti in rapida successione, attenzione! Qua non sono proprio tornanti tornanti, sono mezzi tornanti, dai! Gaietto! Ma ci sono le mucche! Chiesa di San Giacomo! Ciao mucca! Ciao! Ah, un po' di sole che scalda. Ok. Non riesco a piegare, cioè, non so perché non mi tengono le gomme. Troppo freddo. Sì, guardate tutte le scritte di dei corridori della Giro d'Italia. Passa del Martirolo 1852, fatto! Primo tornante del Martirolo. Ci sono le appine! Secondo tornante. Terzo tornante. Stiamo scendendo già, anche di tanto. È freddissimo! Fortuna che mi sono messo sotto anche la felpa, volevo metterci sotto pure la parte invernale. Se tagliamo magari un po' di più le curve, mi raccomando.
finito il passo del Mortirolo, adesso andiamo in direzione Bormio, dove vado a bere un caffettino perché mi sto addormentando e non è bello. Siamo a Piolo, frazione di Grosvio. Adesso la strada è tutta dritta, quindi spengo, ci vediamo dopo quando arriviamo a Bormio. A dopo. Eccoci qua, siamo a Bormio, Terme Sport e Benessere. Adesso mi fermo in un barettino, primo barettino che trovo. Mi bevo un caffettino, mi mangio un briochino, mi mangio e poi mi vado. Destinazione segreta. Lo vedrete solo se guardate il video, se continuate a guardare il video. Oh, 9,90. No, Duke R690. Bormio, siamo infatti a Bormio, abbiamo bevuto un caffettino e adesso proseguiamo il giro. Andiamo. Chi capisce la strada? Senza che io dica niente. Vediamo. Se ti è piaciuta la prima parte del video, ti invito a mettere un bel mi piace, iscriverti al canale, condividere il canale e di ricordarti di attivare la campanellina per restare sempre aggiornato con i nuovi video. Ciao ciao!